che suona male, e neanche la carrozza robotica, perché lei è esperta di robotica, perché suona anche questo male, la chiamiamo semplicemente carrozza, anche perché c'è questa brutta abitudine che le femmine si chiama con l'articolo, no? Uno non dice il Bersani, per esempio, però dice la carrozza, anche questo è un modo per tenerle sotto, la carrozza uno fece alla distanza, il Bersani non lo dice nessuno. Vabbè, comunque, che dice carrozza in questo comunicato? Dice, perché gli chiedono appunto dello sciopero eccetera, dice, io sono a Napoli, avevo preso impegni precedentemente, però voglio incontrare tutti, insegnanti, studenti e tutti quelli che mi possono aiutare per migliorare la scuola, bla bla bla. Per la verità questo è quello che dicono tutti i ministri e le ministre quando arrivano, quindi di per sé la cosa non è importante. Quello che è importante però è una contraddizione che Carrozza sicuramente ha e che per esempio non aveva Gelmini, ma neanche Fioroni, i quali non avevano niente a che fare con la scuola, quindi potevano dire qualsiasi cosa. E soprattutto, per quel che riguarda la Gelmini, non era certo un personaggio di cultura elevata, né di particolari meriti scientifici, perché come sapete ci ha messo 8 anni per laurearsi all'università e poi per andare a fare l'esame di ammissione all'albo di avvocati era andata a Reggio Calabria, dove la media dei promossi è circa il 99,9%. Non così Carrozza, che come sapete è un'esperta di varie cose, sostanzialmente di fisica e di ingegneria applicata alle macchine, diciamo così, alla robotizzazione e con tutto quello che ne consegue, ma è anche un'esperta di fisica nucleare e anche soprattutto la rettora di una scuola di specializzazione particolarmente d'élite in Italia, è considerata, si chiama Sant'Anna, è di Pisa. E se vogliamo è anche più di elite della normale, che tutti magari conoscono, mentre magari Sant'Anna non viene molto conosciuta. Oltre a rettora, lei è formatora, diciamo così, usiamo tutto al femminile, per ricercatori, laureati e così via. Quindi ha una gamma di esperienze che però non hanno a che fare con la scuola, chiamiamola così, diciamo dalla materna alle superiori. E la prima contraddizione è evidente, come fa un personaggio di tale spessore scientifico a sostenere seriamente che i quiz sono la via per valutare, giudicare non soltanto gli studenti e gli insegnanti, ma addirittura un istituto scolastico? Soprattutto in una fase in cui in tutti i paesi in cui si lavora per quiz stanno arrivando alla conclusione che hanno formato scimmie ammaestrate, niente di più, perché gli Stati Uniti che applicano i quiz da decenni, anzi sono circa 60-70 anni che li applicano, ma che li hanno resi operativi per la chiusura delle scuole, per il licenziamento degli insegnanti e così via, da soli, tra virgolette, 12 anni, dall'anno scorso finalmente hanno cominciato a ribellarsi. Gli scioperi degli ultimi 2 anni negli Stati Uniti sono stati organizzati su 2 temi, il contratto, che hanno bloccato da 2 anni, non come noi ce l'abbiamo bloccato da 4 anni ma non si muove niente, e i quiz, il rifiuto di essere giudicati e valutati sulla base dei quiz, perché per chi non lo sapesse, negli Stati Uniti, dopo il progetto lanciato da Bush che si chiamava No Child Left Behind, nessun ragazzo venga lasciato indietro, le scuole vengono giudicate e condannate se nel giro di 5 anni non superano il livello medio considerato positivo per i quiz. Le scuole in questione vengono chiuse, o meglio vengono date in appalto a privati che possono organizzare poi la scuola come vogliono, anche non pagare gli insegnanti per assurdo, a patto che poi passino i quiz. Oltretutto è anche di questi giorni l'ennesimo scandalo scoppiato negli Stati Uniti al proposito, e cioè è uscita fuori che, come in altre occasioni, gruppi di insegnanti falsificano i test e i quiz per essere giudicati bene, perché mentre le scuole chiudono ovviamente gli insegnanti vengono licenziati e non è che vengono riassunti in altri posti. La stessa cosa succede in Inghilterra, dove invece le scuole che falliscono, diciamo così, vengono acquistate dalle scuole che vanno bene, e quindi c'è tutto un giro d'affari, perché le scuole che vanno bene portano a loro volta affari nel quartiere e quindi gli insegnanti partecipano anche alle imprese immobiliari del quartiere. Ecco, questo grande maneggio aziendale viene contestato in questi paesi, come da tempo è contestato in Giappone, dove si sa che gli insegnanti sistematicamente o fanno i quiz loro o fanno i test loro
o addirittura c'è un giro d'affari che potete immaginare quanto sarebbe fiorente in Italia, perché sul tema della corruzione e paraculaggine non ci facciamo fregare da nessuno, siamo al primo posto mondiale, su questo ce lo riconoscono tutti. D'altra parte noi abbiamo le tre mafie più potenti del mondo, anzi una è al primo posto, una è al terzo e una è al quinto posto, l'Andrangheta è al primo posto, la mafia siciliana al terzo e la Camorra al quinto, quindi su questi argomenti nessuno ci può dare lezioni. Immaginate il traffico che ci sarebbe se anche in Italia applicassero questo criterio, cioè licenziamento degli insegnanti delle scuole che non raggiungono il quorum, diciamo così, e chiusura delle scuole. Da questo ministero partirebbero tutti i quiz del mondo, dentro l'Invalsi ognuno avrebbe un amico che ci manderebbe i quiz prima, e d'altra parte tanti insegnanti stanno già collaborando attivamente ai quiz. E qui veniamo a noi, perché a parlare male dell'avversario è sempre facile, il problema è quando devi parlare male del tuo campo. Perché noi qui oggi, ragazzi, siamo 50, 55, vogliamo dire 60? E gli altri? Stanno facendo i quiz? Quanti stanno facendo i quiz? E soprattutto, quanti in questi mesi hanno collaborato a fare i quiz? Hanno umiliato la propria professione piegandosi a insegnare stupidaggini, o meglio, a fare una cosa peraltro formalmente illegale, perché i quiz servono se tu non sai che quiz le fanno. Se tu li prepari e glieli fai fare tutti prima, che senso ha che tu fai quiz? Neanche la sorpresa. Non è che Mike Buongiorno faceva l'asce raddoppia e preparava tutti i candidati ai quiz, e gli faceva prima tutti i quiz e poi veniva a fare la prova. È assurdo, no? Eppure tantissimi nostri colleghi e colleghe stanno cooperando alla propria eutanasia. Lo sapete cosa significa eutanasia? Insomma, stanno suicidando una professione. Perché la stanno suicidando? Ma perché se il nostro insegnamento diventa preparare ai quiz, studiare per i quiz, risolvere i quiz e fare la media dei quiz, beh, che serve andare all'università per fare un lavoro del genere? Serve andare a insegnare, qualsiasi fessacchiotto lo può fare, chiunque lo può fare, si può fare tutto dentro un computer, lo può fare il computer da solo, può lui preparare le prove, può lui valutarle, perché la macchina informatica fa magie di questo tipo. Allora la domanda è, ma perché gli insegnanti collaborano al proprio suicidio? Primo, hanno capito bene che è il loro suicidio? Naturalmente si potrà dire, ma in Italia tanto alla fine una soluzione si trova sempre, alla fine sì, li faranno, ma poi... Però dice qui Titti giustamente, per i 3.700 inidonei questa soluzione non si trova. Naturalmente qualcuno potrebbe obiettare, voi avete la disgrazia di essere una minoranza, ma la maggioranza no. E proprio nella maggioranza è da vedere, perché non so quanti di voi reggeranno fino a 70 anni, io vi auguro di stare tutti in buona salute, per carità, ma a un lavoro sempre più logorante, sempre più asfissiante e sempre meno pagato. Perché qui noi che siamo dei signori e delle signore non parliamo di soldi, ma se parlassimo di soldi diremmo che da 4 anni gli insegnanti non solo non hanno il contratto e non l'avranno se continua così per altri 3 anni, ma solo per questo hanno perso, mica soltanto noi, anche altri dipendenti del pubblico impiego, almeno 40-50 mila euro. E contemporaneamente, a differenza delle altre categorie del pubblico impiego, gli hanno bloccato pure gli scatti d'anzianità. E sono altri 50-60 mila euro di media, cioè sono stati derubati di circa 100-120 mila euro in tutta la carriera, senza che ci sia nessuna insurrezione. Io ricordo spesso che quando i tassisti qui a Roma hanno cercato di raddoppiare le licenze, il che significava svalutare le loro licenze che si erano comprate pagando anche 120-150 mila euro, c'è stata l'insurrezione. Roma è stata bloccata, erano disposti a morire per queste licenze e il governo, il potere è dovuto tornare indietro. E questo è successo con gli autotrasportatori, quando per 4 giorni hanno bloccato l'Italia perché avevano raddoppiato il prezzo del gasolio. Cioè alcune categorie del lavoro privato evidentemente hanno il senso della propria professione o del proprio lavoro, del proprio mestiere, molto di più degli insegnanti. E dei lavoratori del pubblico impiego, e probabilmente pensano che siccome tanto uno stipendio arriva, basta così, il loro lavoro non merita altro. Quindi è normale che non gli aumentino gli stipendi quando aumenta l'inflazione, è normale che non gli diano gli scatti di anzianità,
è normale che li mandino in pensione a 70 anni, perché questa è la fine del discorso. Non si esce più come con la Democrazia Cristiana, con 15 anni, 6 mesi, un giorno per le donne, 19 anni, 6 mesi, un giorno per i maschi, e nemmeno come negli anni 80 e nemmeno come negli anni 90. Ormai l'idea è dovete stare a scuola fino a 70 anni. Non solo, ma quando prenderanno la pensione quelli che entrano adesso avranno una pensione che è meno della metà dell'ultimo stipendio, quindi chi uscirà? E allora la questione degli inidonei non è più un fatto loro privato, è la condizione fisica e mentale che si potrebbero trovare davanti la grande vi faccio sempre tutti gli auguri, lo so che gli italiani sono superstiziosi e gli italiani pure, quindi se ve volete grattare, grattatevi. Rimane il fatto però che a 70 anni in queste classi non ci si sta particolarmente bene, perché i ragazzi purtroppo, come tutti gli umani e le umane, hanno la loro brava spietatezza e quando vedono il debole infieriscono, e purtroppo questo è da Caino e Abele, dicono i cattolici, ma insomma da quando si sa della storia umana è andata sempre purtroppo così, quindi è una questione collettiva. Insomma, in ogni caso, al di là delle motivazioni dei nostri colleghi e colleghe, io ho l'impressione che molti colleghi e colleghe pensino che tutto sommato fare i quiz è meglio che fare i compiti in classe, che fare le interrogazioni è più faticoso che mettere delle crocette, e quindi stiano collaborando anche con un certo gusto, perché non hanno ancora visto il punto d'arrivo. E il punto d'arrivo è lo stesso che è capitato nell'Ottocento agli artigiani che facevano i tessitori, per esempio. Un giorno è arrivata la macchina, cioè il telaio meccanico della fabbrica, e quelli che credevano di essere dei professionisti, anzi lo erano perché decidevano loro come fare i vestiti, di che colore, di che foggia, quanti farne, sono stati trascinati in fabbrica, e in fabbrica non erano più dei professionisti, erano dei meri esecutori di quello che voleva la macchina, non avevano più nessuna autonomia, ma non avevano nemmeno i guadagni di prima. Ecco, la stessa cosa può succedere agli insegnanti, riportati in classe a fare quello che serve. Sei in idoneo, stavi in biblioteca, vai in segreteria, facevi il sostegno, vai a fare l'ATA, facevi l'ATA, vai a fare il sostegno, insegnavi matematica, vai a insegnare fisica. E gli insegnanti degli elementari a cui si dice con 150 ore di corso potete insegnare inglese, non è spettacoloso? Come fai a insegnare inglese con 150 ore di corso? Per giunta agli elementari, nel momento più difficile, eppure lo stanno facendo, lo fanno e lo teorizzano. Ecco, io parlerei molto di questo nei prossimi giorni. Noi, come sapete, oggi abbiamo varie manifestazioni in giro per l'Italia, abbiamo scelto di farla nonostante sapessimo che le elementari, che peraltro hanno una manifestazione dopodomani qui contro i tagli, parlo ovviamente degli insegnanti elementari romani, anche dei genitori eccetera, che sono in mobilitazione su questo, quindi oggi essendo impegnati dopodomani ovviamente non ci hanno potuto aiutare molto, però abbiamo voluto farla perché i furbetti del Ministero negli ultimi anni hanno capito che le superiori erano le scuole, diciamo così, che dovevano essere attaccate, perché sapete vogliono mettere l'esame a quiz all'esame di maturità, lo voleva già fare la Gelmini, non c'è riuscita perché gli abbiamo organizzato la protesta. Quest'anno ovviamente non erano in grado, il governo sapeva di essere transitorio, però hanno già detto che lo faranno nel 2015. Allora, siccome alle superiori ancora la cosa non è digerita e poi soprattutto ci sono gli studenti che danno una mano, hanno piazzato le prove delle superiori alla fine, il 16, allontanandole tantissimo da questo inizio del 7, per poter dire, beh, vedete, li stanno a fare tutti i quiz, a parte che in migliaia di classi oggi i quiz non sono stati fatti, sia per il contributo degli insegnanti sia per il contributo di tanti genitori che giustamente si sono tenuti i ragazzi e le ragazze, i loro figli e le loro figlie a casa. E dicevo però che in questi 3 giorni di sciopero noi non pretendiamo di avere la maggioranza di insegnanti con noi, però abbiamo ottenuto grande solidarietà e consenso anche da fior fiore di insegnanti universitari che fino a ieri, adesso non mi metto a fare elenco dei nomi perché ne lascerei fuori qualcuno e non è giusto, che però hanno capito che la cosa arriva pure a loro, perché il meccanismo è esattamente questo: prova a quiz alla fine delle elementari,
prova a quiz alla fine delle medie, prova a quiz alla fine delle superiori, prova a quiz per l'ammissione all'università, ma anche prove a quiz dentro l'università. E a questo punto anche loro cominciano a drizzare la testa e le antenne. Ecco, noi dobbiamo trasmettere nei prossimi giorni, settimane, mesi, perché la partita non si chiude qua, non solo alla nuova ministra, a cui bisogna fare un quadro chiaro, perché dubito che ce l'abbia al momento, perché non si è mai occupata di queste cose, non per sua ignoranza generale, anzi, però dobbiamo dirlo soprattutto ai nostri colleghi e colleghe che collaborano al suicidio di una professione, che compartecipano convinti di poter andare avanti e che tanto non verranno mai penalizzati. Poi all'improvviso un governo dice le superiori 24 ore, da un giorno all'altro senza aumentare, e tutti, oddio, i sindacati che fanno? Noi stiamo lottando da secoli, caro mio, gli abbiamo detto. Però in quell'occasione alle superiori si sono mobilitati, salvo riaddormentarsi il giorno dopo. Ecco, qui non hanno ancora capito bene qual è la minaccia. Il guaio è che quando la vedi la minaccia è già arrivata, come nel caso degli indoni. Non è che ti avvisano prima, guarda che te farò così, guarda che tra un mese le faccio così, guarda che tra 6 mesi le faccio così. E questo è un lavoro che purtroppo con molta pazienza dobbiamo fare noi, anche perché siamo in un clima generale disastroso, in un paese disastrato complessivamente, quindi i motivi di preoccupazione, apprensione, timore sono tanti, soprattutto per chi lavora nel privato, diciamoci la verità, perché col cavolo che stiamo nelle stesse condizioni, perché appunto abbiamo centinaia di migliaia di cassi integrati che non sanno manco se la riceveranno ancora tra 3 mesi, anzi al momento non la riceverebbero proprio la cassa integrazione, o escono fuori 2 miliardi di euro rapidamente, non si è capito da dove, possiamo immaginare da dove, però per adesso non si è visto, oppure non ce l'avranno, ed è chiaro che non è la stessa cosa di affrontare i quiz. Pur tuttavia domani ti puoi trovare fuori, domani la scuola che non risponde positivamente si può chiudere, domani gli insegnanti che non si adattano ai quiz, e siamo penso tutti d'accordo che i quiz non selezionano i migliori ma casomai i peggiori, cioè i più furbi, i più quelli che hanno un po' di memoria, quelli che non si pongono troppi problemi, eccetera eccetera. Quindi il problema nostro adesso non è tanto l'avversario, il problema nostro è soprattutto la categoria, termine generico, ma ci capiamo, cioè gli altri lavoratori che assistono passivamente o peggio collaborano appunto a questa disgregazione generale, dietro cui c'è un'idea di fondo, e questo è importante saperlo, perché sennò sembra che sono o scemi o ci fanno i dispetti. Questi non sono né scemi né ci fanno i dispetti. L'idea di fondo è che la scuola così com'è è uno spreco, è quello che pensano i governi degli ultimi 20 anni. In 20 anni ogni anno la spesa per l'istruzione pubblica, intendo dalla materna all'università, è stata tagliata della stessa cifra percentuale. Noi alla fine degli anni 80 avevamo uno Stato che investiva nell'istruzione pubblica 13 lire su 100, cioè su 100 lire di spesa globale statale, 13,2 andavano alla scuola. Adesso invece ci chiamano da lì, chi ci chiama? Un incontro? Nell'incontro guardate un po' su,